Per il trattamento dell'artrite psoriasica ci sono delle novità interessanti in arrivo. A livello europeo è stato appena autorizzato il risankizumab, un farmaco che ha come bersaglio l'interleuchina 23. Noi ne parliamo con il professor Luca Bianchi dell'Università di Roma Tor Vergata, che abbiamo incontrato qui a Milano al 31esimo congresso dell'ADV, la Società Europea di Dermatologia. Professor Bianchi, il risankizumab, che è un farmaco biotecnologico di ultima generazione, ha ricevuto da poco l'indicazione anche in Italia all'impiego nei pazienti con artrite psoriasica. Ecco, le chiederei, prima di entrare nel dettaglio dei nuovi studi presentati qui a Milano, se ci dice qualche cosa su questo farmaco, su come funziona e su come si inserisce nel meccanismo della malattia per contrastarlo, ovviamente. Sì, il risankizumab è un farmaco biologico diretto a bloccare l'azione di una interleuchina 23, che è una molecola cardine nel meccanismo di induzione patogenetico, come noi identifichiamo, della malattia psoriasica in assoluto. L'interleuchina 23 è liberata da tanti tipi cellulari, e questo giustificherà quindi anche la sua efficacia nei confronti dell'artrite psoriasica, perché è liberata non solo dalle cellule del sistema immune, ma dal cheratinocita e da cellule dei fibroblasti, della sinovia, delle entesi, degli osteoblasti, quindi diciamo è comune ai siti in cui questa malattia si sviluppa. Il farmaco si somministra con iniezioni sottocutanee e il periodo cosiddetto di induzione ne prevede due, a tempo zero e dopo 4 settimane, e poi ogni tre mesi. Quindi è assolutamente diciamo, una ottima modalità di terapia, perché prevede quindi un numero ridotto nell'anno di somministrazione, quindi il paziente si sente impegnato nell'atto terapeutico poche volte nell'anno, rispetto ad altri biologici che hanno invece una somministrazione più frequente. E questo immagino che dal punto di vista psicologico sia un fatto importante. Professore, veniamo agli studi presentati qui a Milano, che hanno dei nomi particolari, si chiamano KeepSake 1 e KeepSake 2. E di che studi si tratta? Cosa si voleva capire con questi studi? Sono gli studi quindi che hanno consentito, hanno portato e hanno convalidato quindi l'indicazione nell'artrite psoriasica, che interessa circa il 30% dei pazienti, dei soggetti affetti dalla malattia psoriasica in senso lato, e sono trial clinici di fase 3 che hanno consentito di riconoscere l'efficacia della molecola nei confronti ad esempio di due domini fondamentali di questa malattia. La malattia psoriatica prevede, secondo la reumatologia, 6 domini, quindi la cute, le unghie, le entesi, le dita, la forma centrale, e sulle entesite, sulla dattilite, che sono elementi centrali di questa malattia, se ne dimostra l'efficacia. Abbiamo raggiunto l'outcome, cioè quindi lo scopo di dimostrare la riduzione degli indici degli score clinimetrici, non solo dell'attività della malattia, quindi la CR20, ma anche della qualità di vita. L'artrite psoriasica è fortemente impattante la giornata del paziente per il dolore che porta, per l'impotenza funzionale che può determinare su tutti questi, e quindi anche sulla limitazione della vita lavorativa del soggetto. Sono tutti parametri che sono stati esaminati da questi studi, e si è visto che fino ad oltre 52 settimane, quindi nell'anno, si era assolutamente sicuri nel dimostrare la validità di questa terapia. Ecco, da tutto questo insieme di dati che cosa emerge? Quale potrà essere l'importanza del risankizumab appunto nella terapia dell'artrite psoriasica? Che è una proposta valida, sicura, efficace, un dato che non avevamo ancora riportato, la mancanza di eventi avversi significativi che possono avere in qualche modo ostacolato o limitato la serenità di somministrazione di questo farmaco, quindi per i pazienti affetti da questa malattia. Naturalmente poi saranno le singole regioni in cui sappiamo che l'accesso a queste cure varia secondo un algoritmo che è molto determinato dalle necessità della singola regione, però è senz'altro una categoria di farmaci biologici, in particolare quindi contro l'interleuchina 23, che è un'interleuchina regolatoria,
quindi che controlla l'attività di citochine a monte, che sono le effettrici, e quindi diciamo senz'altro c'è il concetto della cascata, che è stato spesso idealizzato, cioè si blocca, no, la caduta dall'acqua dalla fonte, e quindi in qualche modo si prosciuga la cascata. Quindi combattiamo l'infiammazione all'origine. Combattiamo l'infiammazione all'origine in tanti siti diversi, quindi non solo la cute. Sappiamo che la malattia psoriasica è una malattia sistemica, non è assolutamente più vero, il vecchio assioma è la malattia dei sani, purtroppo no, accanto alla cute riconosce delle condizioni infiammatorie anche molto delicate come la cardiovascolare, in cui quindi anche oltre che l'articolare naturalmente, e quindi senz'altro è un farmaco valido per questo, che trova un suo corretto impiego.